Ciao, si suona! Ciao, sono Daniele Facchini di chitarralab.it. Sedicesima puntata della rubrica Un Lick a settimana è un vero toccasana, secondo turno per Eric Clapton. Questo fraseggio è tratto da I'm Tore Down, che è un classico standard di Freddie King in re, ma nella versione di Eric Clapton è suonata in tonalità di do, e Mr. Slow Hand utilizza questo fraseggio per passare dal quarto grado fa settima al primo grado do settima. Ma bando alle ciance e vai col lick. Innanzitutto vediamo la sovrapposizione tra pentatonica maggiore e pentatonica minore di do, pattern numero 1 do minore, e pattern numero 2 ma maggiore di do, do, do e do. Già nella prima parte del lick abbiamo la sovrapposizione tra queste due pentatoniche, infatti si parte con Sol, tasto numero 8 della seconda corda, Mi bemolle al tasto numero 11 della prima corda, poi Do, e abbiamo il Re che fa parte della pentatonica maggiore di Do, e poi La, che anche questa è la sesta della pentatonica maggiore, e si ritorna sulla tonica che è il Do. Quindi, unendo pentatonica maggiore e pentatonica minore sulle prime due corde, e quindi nella seconda parte abbiamo uno slide discendente, quindi che va verso il basso. Si parte dal Sol al tasto numero 12 della terza corda, slide di un tono indietro, si arriva fino al Fa della pentatonica minore, e a Meron, importantissimo e molto tipico nel blues, tra terza minore e terza maggiore della tonalità di Do, quindi Mi bemolle Mi, e chiusura sul Do, al tasto numero 10 della corda 4, quindi tonica. Prima e seconda parte, 1. Lentamente. Terza e ultima parte del lick, Sol e Fa che fanno parte della pentatonica minore di Do, e slide discendente di un semitono che va al Mi, terza maggiore della pentatonica maggiore di Do. Quindi tutto il lick numero 2 di Eric Clapton è... lento, proviamo a spostarlo di tonalità, se lo facciamo in Sol, Sol minore, Sol maggiore pentatonica, quindi il fraseggio sarà... la chiusura sul Si, terza maggiore del Sol, in La, 1. Tutto chiaro? Come sempre, se volete farmi sognare, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e venitemi a trovare su chitarralab.it. Ciao!